squadra così che rischia la Serie B che ha battuto la Serie Italia, perché l'Inter davvero non ha regalato nulla. Beh, all'Inter mancavano veramente i due tedeschi, quindi era in condizioni un po' meno mate, quindi non voglio paragonare il Torino con l'Inter, non sarebbe rispettoso. E indubbiamente però se avessimo giocato così, sempre così, non saremmo in questa posizione di classifica. E poi un grande pubblico, direi, questo pubblico, diciamo, non solo il dodicesimo giocatore in campo. Presidente! Il pubblico, lo sappiamo, è strepitoso, ha vinto, è lui che ha vinto veramente il campione d'Italia. E quindi cercheremo per il futuro di meritare noi questo pubblico, non viceversa, come sta facendo ora. Grazie, grazie. Vattar chiama e il Toro risponde, con due zampe ancora in Serie B e le altre due gagliardamente in paradiso. Alla Comunale si vedono due partite al prezzo di una. La prima partita dura 6 minuti e i Granata sfogano in quel prorompente avvio tutte le frustrazioni accumulate durante la stagione, ma senza pervenire al gol. Superata questa raffica di pericoli, l'Inter non sfoggerà il ritmo di sempre, ma alzerà una diga difensiva granitica e sicura contro un Torino meno spavaldo che nei primi minuti di gara. La seconda partita, lunga, estenuante, dura i restanti 84 minuti, sopporta in parte via etere e in parte in campo. L'Inter combatte contro le sue fatiche, mentre il Torino lotta contro le sue ansie, finché Scoro non spezza un'attesa sempre più pesante con questo gol che incendia lo stadio. Il raddoppio ottenuto da Miller assopisce anche gli ultimi ardori di un Inter meno mata e provata, che perde Verdelli espulso. Mentre Batta e Borsano, oggi al fianco dell'allenatore in panchina, possono festeggiare prima di pensare a Lecce. Trapattoni qualche istante fa, parlando ai colleghi della carta stampata, ha detto: non dico che qualche mio giocatore era già in vacanza, però sicuramente molto stanco dopo una stagione estenuante. Sì, in effetti lo si è visto sul terreno di gioco, stiamo facendo anche qualche amichevole, però in genere non sono abituato ad attaccarmi all'importanza di alcune assenze come quelle che noi oggi avevamo, Ferri, Matteo, Sebrane. A meno sul piano della personalità ritengo che forse non avremmo perso, però diamo atto al Toro che ha fatto di tutto.